1860, unificazione valdodidiano tra politica ed economia. È stato il tema del convegno che si è svolto qui a Sala Consilina, organizzato dal Rotary Club e proprio qui al Palazzo dei Petrinis, dove si tramanda la storia che Giuseppe Garibaldi, eroe dei due mondi, abbia pernottato proprio qui nelle stanze del palazzo. Abbiamo cercato di dare un taglio diverso alla visita, come è ormai noto, avvenuta nel 1860 da parte del generale Garibaldi qui a Sala Consilina al Palazzo dei Petrinis. Il tema infatti si ripropone di parlare della vicenda economica prima e dopo l'unità d'Italia e ovviamente durante il passaggio della spedizione dei Mille. Sala Consilina ha una tradizione per quanto riguarda le giornate garibaldine. Il 5 settembre del 1860 è stato sempre ricordato sia dalla locale associazione Proloco sia dalla Torquato Tasso, che annovera tra i soci onorari Giuseppe Garibaldi. Quest'anno come Rotary abbiamo pensato di cambiare il tema, nel senso che vogliamo parlare di quella che era la situazione sociale, politica ed economica del Vallodidiano, che non era rose e fiori come ci vorrebbero far credere. Io con le mie ricerche ho cercato di fare luce su come si viveva nel Vallodidiano in quel periodo, con tutti i problemi, perché non dobbiamo dimenticare che il nostro territorio, e quando dico nostro dico ovviamente Vallodidiano ma anche Cilento, il nostro ha partecipato ai moti del 1799, ha partecipato ai moti del 1820, ha partecipato ai moti del Cilento del 1828, il mugnaio di Polla Bufano fu impiccato a Polla perché c'era l'abitudine dei Borboni di far impiccare i ribelli, cosiddetti ribelli, nel loro paese per dare l'esempio. Ha partecipato ai moti del 48, ovviamente ha partecipato, ma sia pure non in modo ovviamente come si aspettava Carlo Pisacane con la spedizione dei 300, e ha partecipato all'impresa di Garibaldi con tre nostri conterranei che seguirono Garibaldi da Quarto fino in Sicilia. Qualcuno ci rimise anche la pelle, come il prete di Padula, Don Vincenzo Padula. Adesso che siamo nell'epoca dei social network, nell'epoca della possibilità in cui parlare a qualcuno è molto facile, ovviamente c'è chi lo sa fare bene, chi lo fa con dignità, chi lo fa per divertirsi, e c'è chi lo fa per spararla più grossa perché magari qualcuno in più l'ascolta e qualcuno in più l'applaude. È ovvio che se io sparo cose pesanti, grido, urlo, c'è sempre qualcuno che applaude. Se io ragiono non è facile farsi ascoltare. Se ragiono tanto in profondità, una persona deve essere molto interessata. E questo è un caso tipico di chi la spara più grossa ottiene un applauso. Però onestamente non faremo un servizio di rispetto verso i nostri spettatori offrendo dignità a queste cose. Qual è la verità storica? La verità storica non esiste come concetto. Anche questo è un torto agli spettatori e agli studenti. La storia è una delle tante cose su cui si discute, su cui si cerca di conoscere, su cui si approfondisce, e come ogni cosa è sottoposta a continue rielaborazioni. Come noi guardiamo la storia oggi, non la vedevano i nostri genitori 50 anni fa, non la vedeva chi studiava 30 anni fa. La storia è un insieme di processi complessi, larghi, difficili, complicati, che ogni generazione, ogni studioso rielabora. La verità storica semplicemente non so cosa sia.